13° congresso di Radicali Italiani qui a Chianciano, siamo alla fine della terza giornata in compagnia di Giulia Simi, che diciamo chi ci segue su Libri TV già conosce, abbiamo fatto già altre interviste, già presidente del comitato. Giulia, una considerazione, insomma, sono già ormai 2 giorni e mezzo di congresso, come ti sembra l'atmosfera? Allora, io faccio parte, anche sono membro della direzione di Radicali. Chiedo scusa. Non è questo il problema, è semplicemente che sono appena uscita dalla direzione di Radicali Italiani. Allora, in questo congresso Rita Bernardini ha ripresentato la sua candidatura come segretaria di Radicali Italiani. E ha ripreso la sua relazione che non toccava solo l'amnistia, il carcere, la giustizia, ma ha ripreso anche altri temi radicali come l'abolizione del valore legale del titolo di studio, come le questioni economiche. Quindi l'intenzione di Rita quest'anno è avere sì la questione della giustizia e dell'amnistia, ma questa questione legata anche a temi che sono sempre stati i nostri temi, quelli anche sulle istituzioni, sul sistema elettorale uninominale, sull'abolizione del valore legale, sulla trasparenza e tutti i temi radicali. E ho avuto l'impressione che su questi temi il tesoriere Valerio Federico forse potrebbe finalmente trovare un accordo politico, di progetto politico con Rita Bernardini. Cioè, a questo punto non ho trovato questo divario. Chiaramente durante la direzione ci sono stati altri personaggi, altri membri della direzione che possiamo immaginare, che hanno detto che no, non si può andare avanti così con questa dicotomia. Io sono intervenuta dicendo che secondo me questa dicotomia quest'anno non è stata non era sulle proposte politiche, ma a un certo punto era diventata una dicotomia personale, cioè tra le persone, non era più sulle proposte politiche. E ho detto anche che Valerio Federico può darsi che abbia fatto i suoi errori, però perché qualcuno durante il congresso ha detto che cioè Valerio non è stato capace come tesoriere, a parte che poi in realtà ha aumentato il numero delle iscrizioni, non so, del 15 o 25%, non mi ricordo più di preciso, però le ha aumentate. E qualcuno portava l'esempio di Michele De Lucia degli anni passati, in particolare per esempio che si era inventata quella cosa con Oliviero Toscani delle sì. Foto eccetera, e io ho detto sì, è vero. Però quando l'ha fatto Michele Lucia? L'ha fatto un anno fa. Lui è stato per 6 anni tesoriere e quindi cioè non è che fin dal primo anno uno impara tante cose. Per Valerio, catapultato a Roma, impara subito come fare il tesoriere, quali iniziative prendere, come prendere, eccetera. Cioè, ci vuole una certa esperienza. Dopo 6 anni Michele Lucia venne fuori con la proposta di Oliviero Toscani. Cioè uno a Valerio è stato rimproverato il fatto che lui ha cominciato a fare le telefonate nell'ultimo periodo, per esempio. Anche lì forse Valerio ha pensato che, penso io nel mio cervello, ha pensato di poter aumentare, cioè di poter trovare le iscrizioni e i contributi tramite campagne politiche, tipo sbacchiamole eccetera, e si è accorto che no, effettivamente ci deve essere una certa cura verso gli iscritti o verso gli iscritti di persone che l'anno scorso erano iscritti e che ancora non sono iscritte. E quindi io, quello che io ho pensato è questo, che sinceramente quest'anno ci sono forse state delle incomprensioni, ma spesso e volentieri alla fine si sono trasformate in fattori personali e umani e non più politiche.
Poi un'altra cosa, cioè ho detto anche questo discorso delle giurisdizioni internazionali, che io posso essere anche d'accordo, o locali, eccetera, eccetera, però stiamo attenti, che noi come partito dobbiamo fare anche proposte, e non è che dobbiamo solo far rispettare la legge, dobbiamo essere capaci anche di cambiare le leggi che non vanno bene, e poi se no in questo modo continuiamo a dare un grande potere ai magistrati, e tra altre cose noi non abbiamo nemmeno la common law, quindi non è così cosa semplice, non so, ecco. Ho capito, quindi insomma si stanno già organizzando alcune cose, quindi mi pare di aver capito che, però è una prima parte di direzione che è stata fatta, poi questa notte ci sarà tutto il resto. Al momento insomma tu ci dici che si è in un certo qual modo indirizzati verso una riproposizione di Rita e anche di Valerio. Questo è un po' più difficile, questo è un po' più difficile, c'è una parte, compresa la sottoscritta, che vuole e appoggia Valerio, perché Valerio avrà fatto i suoi errori, ma è secondo me una persona coraggiosa e onesta, e non è molto facile. Piuttosto ti volevo chiedere, e la autocandidatura di Silvio Viale alla presidenza che abbiamo sentito qualche ora fa, ha un po' secondo te smosso questi equilibri? Penso di sì, io sinceramente spero che ci sia un'altra candidatura alla presidenza. Quindi non gradiresti Viale? No. No, questa volta no, 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 a parte che non l'ho votato neanche gli anni precedenti, no, riconosco a volte la sua capacità, cioè lo posso ascoltare, a volte, però diciamo che in lui a volte a noi ci manca, è vero, lui per la politica immediata forse ha una certa chiarezza di visione, ma non ha una chiarezza di visione di una politica ad ampio respiro. Comunque si tratterebbe di una presidenza, insomma. Sì, però sa, alla sua influenza, non mi convince, alla sua influenza, lo so che si tratterebbe di una presidenza. Può darsi che scoprirai qualche sorpresa. Va bene. Non posso, vedremo. Ah, quindi sai qualcosa che non ci puoi dire? No. Ok. Va bene, no, sicuramente se ci fossero degli outsider, io insomma sarebbe bello, perché insomma nuove persone, nuovi volti, nuovi, un rinnovamento, ma non solo generazionale, anche proprio di, diciamo, di presenze, sarebbe un'ottima cosa, ma io direi per tutte e tre le candidature. Poi vediamo, cioè, se non altro come candidature, ecco. Cioè in un congresso che possa proporre una molteplicità di ricette, poi dopo si vede. Il problema è che come segretario non mi sembra ci siano altre candidature valide. Ma sì, c'è ci sta sempre il discorso, cioè queste candidature alla segreteria, che ovviamente è la carica politica, sono autocandidature, qualcuno che si propone o è Pannella che propone? Ma questa è difficile, diciamo che lì Rita era sicura, che, no, perché addirittura Rita ha iniziato così il suo intervento in direzione, qualcuno mi ha chiesto se avevo intenzione o meno di presentarmi, di ripresentarmi come candidata di radicale segretaria di Radicali Italiani, e io sono rimasta sorpresa. Perché non è che me l'ha chiesto, ha detto così, non è che me l'hanno chiesto persone al di fuori, eccetera, eccetera, ma me l'hanno chiesto persone che fanno parte della direzione. E pensavo che dalla mia relazione avessero capito che io avevo intenzione di continuare questo lavoro, perché è un progetto che ancora non è completato e io lo voglio portare avanti. E quindi questo è intervenuto in questo modo. Dopodiché altre cose non so. Ok, va bene. Da Rita abbiamo sentito anche diciamo una serie di dimissioni successive in vari momenti. Quindi, insomma, Io sono un po' diciamo che chi l'aveva, Rita poi l'ha detto, cioè Michele Governatore gli ha detto, una delle persone che te l'ha chiesto sono stato io, e devo essere sincera, effettivamente questa domanda poteva venire spontanea, perché non, è vero la relazione eccetera eccetera, però come fai notare nel passato
c'è stato un periodo che a ogni direzione, a ogni comitato c'era una, si voleva dimettere. Forse col tempo ha acquistato sicurezza, non lo so, ecco, non so cosa dire. Diciamo che Rita Bernardini è una persona onesta, veramente onesta, ed è radicale. Poi uno può trovarsi a volte d'accordo o no. Per dirti, non so, qualcuno d'età, Rita, poi dite che Rita c'è qualcuno lì in direzione. Ah, Rita non si occupa di economia, ha invitato anche il professore Baldassari, no? E Rita ha detto no, io non lo sono stata io a invitarlo, cioè credo sia stato Alessandro Marsali, però cioè, è una persona onesta. E purtroppo in questo ambiente non è sempre così. Ecco, con questa amara conclusione, in questo ambiente, in Casa Radicale non è sempre così, chiudiamo questo. Perché una cosa sono le idee, e una cosa sono chi porta avanti le idee. E quindi questo conosciamo l'uomo com'è. Bene. D'accordo, ringraziamo Giulia Simi, buon congresso per quello che resta. Grazie.